Villa Salvetti, storico giardino settecentesco a ridosso dell'Istituto Comprensivo Russo Solimena a Barra, torna accessibile ai ragazzi e agli studenti del quartiere. È il frutto del progetto Legami e Radici, realizzato dal movimento di volontariato Movi Napoli e cofinanziato dalla Regione Campania, che ha consentito la riqualificazione del parco che rientra tra le ville vesuviane del Miglio d'Oro e fa da collegamento tra i due plessi della scuola. È un luogo strategico per noi perché potrebbe essere un punto di collegamento fra le due realtà scolastiche che sono diventate l'Istituto Comprensivo da settembre 2019. Ma può essere anche un punto di aggregazione molto forte sul territorio, quindi noi ci rendiamo disponibili anche a favorire questa riqualificazione di un parco che comunque è un parco pubblico. E poi per noi può essere un ulteriore elemento come spazio di apprendimento da utilizzare, perché c'è anche un bell'anfiteatro. L'iniziativa è stata occasione questa mattina della visita del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che nei giorni scorsi ha ricevuto un videomessaggio su alcune delle attività che i ragazzi svolgono per la scuola e il quartiere con l'ausilio degli insegnanti. Accompagnato dal vice sindaco con delega all'istruzione Maria Filippone, il sindaco si è trattenuto nell'istituto di Barra, dove ha risposto alle domande degli studenti. I ragazzi hanno fatto un bellissimo lavoro con i loro insegnanti proprio sul futuro del loro quartiere, della loro scuola. Mi hanno mandato un bellissimo videomessaggio e sono venuto proprio per confrontarmi con loro, con gli insegnanti, con tutto il corpo docente, perché io penso che noi dobbiamo partire dall'impegno civile e civico dei nostri ragazzi. Ovviamente le istituzioni debbono dare una risposta, perché una città con dei bambini così impegnati e così attenti al loro futuro, al futuro delle loro comunità, è una città più ricca. Quindi noi faremo di tutto come amministrazione comunale per stare vicini a loro e dare delle risposte concrete. Presenti all'iniziativa anche il presidente della municipalità, Sandro Fucito, la coordinatrice del progetto Fortuna Giustiniani ed il comico testimonial Ciro Giustiniani. Il prossimo passo sarà consentire ai bambini della scuola di accedere dall'interno degli edifici della scuola a quello che è separato da questo, proprio dal parco. E così possiamo realizzare tantissime iniziative, soprattutto restituire un pezzo bellissimo di verde ai bambini di questo quartiere.